È una mattina di domenica, quiete e quasi campestre in questa nuova zona industriale di Napoli a Poggio Reale. Ma nei giorni feriali, qui dove erano terreni acquitrinosi contornati da piccoli orti e da abituri colonici, modernissimi stabilimenti fervono di lavoro. Questo stabilimento, Officine Fiat di Napoli, è tra i maggiori. Vedete come si presenta imponente gli edifici su un'estensione di 250.000 metri quadrati. Lo visita l'ammiraglio Charles R. Brown, comandante delle forze alleate Sud Europa della NATO. Accompagnato dal professor Valletta, presidente della Fiat, venuto da Torino per riceverlo assieme ai dirigenti Fiat di Napoli, l'illustre ospite visita minutamente i reparti delle officine, interessandosi con grande competenza tecnica agli impianti, alle attrezzature, alle linee di lavorazione. Lo stabilimento fa il montaggio e il completamento di veicoli industriali derivati dalla 1100. Parte dei materiali occorrenti sono approvvigionati nel meridione. I veicoli costruiti vanno da Napoli in tutta Italia e all'estero. Produzione attuale 55 autoveicoli al giorno. Presto saliranno a 100. La maestranza attuale, bravissima, napoletana, è di circa 500 persone, ma è destinata ad aumentare perché il potenziale produttivo dello stabilimento consente buoni sviluppi di lavoro. L'ammiraglio Brown firma l'album dei visitatori. Egli, che ben conosce la Fiat di Torino, ha espresso il suo compiacimento per questo apporto della Fiat all'industrializzazione del Mezzogiorno. Lo stabilimento di Napoli è una realizzazione pilota.